Agricoltori in piazza oggi per protestare contro l'enorme disparità tra i prezzi al dettaglio dei prodotti e la retribuzione pagata a chi coltiva la terra. Il servizio di Marino Galdiero. I prezzi sugli scaffali sono troppo alti rispetto a quanto vengono pagati gli agricoltori, che chiedono una maggiore redistribuzione del reddito lungo la filiera. Ma non solo. Secondo la CIA, scesa oggi in piazza per protestare, c'è da mettere in conto il prezzo dell'energia, i cambiamenti climatici, alluvioni, siccità, gelate e la scarsa tutela dei prodotti italiani come il grano, è quanto reclamano i lavoratori della terra. Ci sono troppe importazioni di grano dall'estero, non controllato. E noi abbiamo dei prezzi altissimi di concime, di semi, e quindi quest'anno non riesce a essere più remunerativo. Una diminuzione di produzione e comunque un reddito sempre più basso per noi agricoltori, purtroppo. Siamo qui per rivendicare il ruolo importante degli agricoltori a favore dei cittadini, della società e dei territori. Nessun settore agricolo è indenne dalla crisi oramai diffusa e generalizzata tra emergenze geopolitiche, climatiche e fitosanitarie, denuncia la Confederazione Italiana degli Agricoltori. Per questo chiede un intervento immediato del governo. Siamo messi un po' male, ci devono aiutare perché le nostre aziende prima o poi falliranno. Abbiamo un'azienda frutticola e cerealicola e siamo qua oggi per protestare perché abbiamo investito fior di quattrini l'anno scorso, i prezzi dei concimi, i prezzi delle semenze, e quest'anno i prezzi si sono abbassati a vendere i prezzi del mercato in modo drastico e cerchiamo di avere più valore dei nostri prodotti e farci valere perché il nostro prodotto italiano è uno dei migliori.